Biagio Izzo, il direttore di banca. Sergio Friscia, il rapinatore. Francesco Paolo Antoni, il commissario. Paolo Conticini, il persuasore. Natalie Ghetta, la mamma del rapinatore. Elettra Lamborghini, Paolo Conticini, i corpi speciali. Biagio. Tete. Buonasera. Buonasera. Ti accomodi. Perché? Vieni, vieni, vieni. Ah, così? Così cominciamo? Sì. Mi hanno fatto mettere questo. Biagio, tu sei il diligentissimo e pignolissimo direttore di banca. Io direttore di banca? Ah! Il mondo è andato a finire sotto sopra! Non è possibile, direttore di banca! Che sottismo voglio esserlo! Sì. Tu sei diligentissimo e pignolissimo. Pignolissimo? Come ogni giorno entri nella tua filiale, sì, per primo, e ti togli il soprabito e lo appendi vicino al bancomat. Ecco qua. E lo stiri per benino. Ecco, bancomat in banca proprio. Non fuori a banca. Che bella. Sta girando tutto al contrario. Sì, che bella. È all'interno. Cioè, dall'interno. È all'interno. Ah, sto dicendo. E lo appendo dove? Non capisco. Dove sto? Là. Là. Vicino al bancomat, lì c'è un appendino. Non l'avevo visto. Lo stiri per benino con le mani, in modo che non ci sia nessuna piega. Lei è pignolo. Lo stiri per benino con le mani. E pure per di lì, ma ti sguindi. No, è tutto perfetto. Ma questo... soddisfatto, vai verso il bancomat. Questo è mio. Un nuovissimo modello di ultimissima generazione che tu adori, lo lucidi e gli fai complimenti. Ma quanto è bello, me lo sono fatto montare all'incontrario. Mi dici di pinne, faccio il prelievo, faccio un prelievo, bello, quanto è bello. Poi... vai verso la scrivania. Ma non va niente, sto qua. No, vai verso la scrivania. No, perché ma tu sei il direttore. Ho capito, direttore. Ti hanno lavato a terra da poco. Però direttore non... forza, vada verso la scrivania. Vado verso la scrivania. Eccoci qua. Io sono direttore. Ho arrivato. Ah, che bella... ma appena sei su, ti accorgi che c'è ancora una piccola piega sul soprabito e torni immediatamente a levarla. Vabbè, per una piega se no, lo fa. Ma tu sei pignolo. Ma non è possibile. Ho attaccato il mio impermeabile, era senza una piega. Male. Non faceva una piega, all'improvviso si è piegato. Si è piegato l'impermeabile. Lo vado a spiegare un momento. Ma te sei fatta la piega? Ma quella non era la piega, la cucitura, ho fatto venire fino a qua senza niente. Era la cucitura. Bello. Dicono che sei matto, tu non sei matto, capito? Tu sei un bravo, un matto, questo è un mattiloro. Loro... Vada alla scrivania, vai alla scrivania, ci vediamo più tardi. Ti faccio prelievo, faccio quello che voglio, che sono con direttore, faccio quello che voglio. Pronti, partenza! Pronti, partenza! Io! Esatto! Ho arrivato! Arrivato alla scrivania, ti togli la giacca. Che bella togli cosa! La giacca e la vai a appoggiare sul divano. No, tu sei scemo, no. Allora. No, me la facevi togliere prima. Ma lei è pignolo, non ho capito. Getta la giacca così. Vabbè, sono un pignolo. Biagio, dai, sei pignolo. Fai il pignolo. Ma quella giacca? Ma com'è possibile quella giacca? Si vede quella situazione. Non me ne sarò reso conto. Sarà cascata. Sarà cascata la giacca. Mo casca pure per andare. No. Ecco. Grazie. Ti voglio bene. Ecco qua. Tutta un'altra storia. Ecco. Vada alla scrivania. C'è una da voto. Eccoci. Pronti? Sono direttore pignolo. Perché io ci arrivo in un batter d'occhio. Quanto è pignolo il direttore, guardate. Ho arrivato. Mettiti proprio comodo. C'è il direttore. C'è un male alle ginocchia, proprio una cosa esagerata, aspetta. Bevi un bel caffè, forza, ce l'hai là.
C'ho pure il caffè. Certo, di fianco. Che soddisfazione. Bevi un bel caffè. Si stava... Ma proprio mentre stai per fare il caffè, entra Friscia. Buongiorno, buongiorno, salve. Buongiorno. Complimenti per il bancomat, è bellissimo. Le piace? Io ho fatto anche la canzone, la vuole sentire? Sì. Bancomat, bancomat, metta carte di soldi, mi dà. La prendo a lavorare con me. Sì. Senta, lei chi posso rivolgere? C'è un numero da prendere? C'è una cosa? Bello, io sono direttore a banca. Ah, posso rivolgermi a lei? Deve rivolgersi Salve. A me. Guardi, sono qui per una rapina, se è possibile. Rapina. Ma che rapina deve essere? Ma il rapinatore è più educato del mondo. Ma è educato, io sono educato. Sergio è nervosissimo invece. Ah. Vuole la chiave del tuo adorato bancomat e fa delle minacce terribili al direttore. Glielo sfaccio sto bancomat. No, fin quando il rapinatore non stropiccia il soprabito del direttore. Ma sai che faccio allora? È tu questo? E tu? A quel punto cede e lancia la chiave del bancomat. Ora me la dai la chiave del banco. È tua questa? No, questa è quella tua. Lasci il mio soprabito. Lasci la mia giacca, per carità. Lo faccia per me. Dammi la chiave del banco. Lancia la chiave del bancomat. Ale, Sergio la prende ma nella fretta la rompe. Oh, porca miseria. Porca miseria! La chiave è nuova! Ridotta la chiave! Ma si è ridotta la chiave! Allora, preso dalla rabbia, con colpi di karate, spacca il banco! No! Io te lo sfascio! No, che sfa? Dimmi, Gatto! Gatto! Ma rotto veramente! Oh! È pazzo, ma rotto veramente! Lei non sta bene! Cioè, l'ha scassato proprio! L'ha scassato proprio! Il rapinatore maldestro ha distrutto l'amatissimo bancomat del direttore, che dal dolore si mette a piangere e chiama il rapinatore assassino. No, guardi, a favorire, prenda un pezzo. Ma ecco che si sentono le sirene della polizia. Arrivano i nostri, arrivano i nostri. Porca miseria! La banca è circondata, il rapinatore è in trappola, la polizia fa irruzione. Fate irruzione, la nostra polizia! Sergio decide di bloccare le porte e intima il direttore di gettare ogni cosa della sua scrivania verso di lui per formare una barriera dietro la porta. Butta tutto questo e blocca la porta, forza! Blocca! Ma no, addosso a me! Ma no, addosso a me! Assassino, sei assassino! La giacina, assassino! La pianta grossa! Ma ecco che finalmente dalla finestra il commissario Paolo Antoni intima al rapinatore di arrendersi. Attenzione, attenzione! Ma io ho figlio! Sono il commissario Paolo Antoni! Ma ha mandato il figlio, Ci prega il rapinatore di arrestarsi con la rapina! Si deve arrestare con la rapina! Siete tutti molto educati, devo dire, nell'approccio. Sia il rapinatore che il commissario, devo dire. Attenzione, attenzione! Che si abbassano le armi! No. Non ho intenzione di arrendermi, ha capito? Allora il commissario inizia una trattativa con il rapinatore. Allora facciamo così! Sì. Ti diamo sì. Il panino con la mortadella! No. Ti diamo anche il cestino! No. Ti diamo anche. Un servizio di piatti in 12! E anche le pentole! Ma che è mastronto? Fermi, non vi muovete! E voi restate qui incollati su Rai 2, perché tra poco ritorna Stasera tutto è possibile!
bentornati a Stasera Tutto è Possibile. Li avevamo lasciati così. Il rapinatore fa delle richieste assurde. Chiudete il becco tutti e due a sparo! Ma fate sentire che io non c'ho il becco. Io c'ho la pippa, ma non è un modo di dire. Ah, a modo di dire. Voglio un aereo col pieno. È scemo. È arrivato fresco fresco. Un treno, voglio un treno. Una. Ti possiamo dare solo il biglietto. Un biglietto le sta bene? No. No, non mi sta bene. A questo punto il commissario Paolo Antoni lascia spazio ad un professionista serio, il persuasore Paolo Conticini. Lui per mestiere convince i rapinatori ad arrendersi. Ora ti passo il persuasore. Ma che è il telefono? Ma chiedere. Che succede? Mi va? Chi? Ma questo è il persuasore. Guardate là, guardate. Calmi! Allora, il persuasore, con una dialettica calma e ferma, inizia a parlare col rapinatore di quanto sia bella la vita. Che fai qua? Niente, sono arrivato adesso. Il persuasore prova a smuovere le note più profonde dell'anima del rapinatore parlandogli della sua infanzia. Senti, sì. Da dove vieni? Vengo da Palermo. Ma veramente? Senti, ma... Vengo da Palermo. Parlami di tuo padre. È bellissimo, è uguale a me, uguale identico, ci scambiano sempre. E tua madre? Hai avuto ci scambiano un'infanzia sempre, difficile. Anche lei uguale a me, sembra mio padre. Che bella storia, che bella storia. Sei mai andato al parco? Non mi ci hanno mai portato perché non c'entravo. Dove bambino. Il persuasore, per convincere il rapinatore ad arrendersi, fa arrivare la mamma dalla Sicilia con le arancine. Mamma, sei arrivato sul serio? Sì, il rapinatore si commuove alla vista della madre. Senti, finisci là perché... Ma io non... Ma sono pietre, ma sono arancine. Sono vere. Ho sentito il rumore. Ma che ho fatto, mamma? Sei infamissimo! Mi assenti un attimo. Sei una delusione. Ma non fate entrare, puzza, venire bene. Comunque, sei stata una delusione per... Già faccio più! Sei stata una delusione per me! Fammi sprecare, vedo un te! Signora! Basta! Signora, ve ne dovete andarvene! Ve ne dovete andare, è una situazione ad alto rischio! Lei se ne deve andare! Dalla Francia, siamo andati fino in Francia a prenderla. Dai tua mamma. Dammi la guarda! Che tiro su piatta! Sala che non mi avvicina! Che succede? Allora muovi! Capisci adesso che vita di merda che ho avuto? Ritorna finalmente il commissario Paolo Antoni, che questa volta decide di usare le maniere forti, i corpi speciali. Ti abbiamo dato tutte le possibilità. Veramente mi ho scocciato. Adesso chiami i corpi speciali. Sei finito, brutto malvivento. Io non credo ai corpi speciali. Chiaro? Non ti credo, No! E invece i corpi speciali entrano sfondando la porta. Amore mio! Eccola! Io non credo ai corpi speciali! E quello che cos'è? Non è un corpo speciale! Beh, su questo hai ragione! E viva i corpi speciali! I'm all out of it. You're too fun, you're too good. I bet you taste expensive. I'm gonna make it right.